ad aprire questa cerimonia introduttiva di questa giornata importante per Vincenzo e anche per noi, ovviamente, per Grado, intendo. Funes di Chiesa del Pago, e lo ringrazio a nome dell'amministrazione del Comune di Chiesa del Pago perché ha mantenuto sempre le radici sul nostro territorio, insieme al fratello Giglio. Ottenevamo il pranzo pagato e qualche bibita, qualche gelato. Però la mattina i veneziani volevano portarmi il cavalletto, i soldi erano finiti. Lo so. Sì, è vero, si fa fatica a fare l'artista. Ci sono scelte importanti che si fanno nella vita queste, perché fare l'artista vuol dire veramente, come si dice, far gavetta all'inizio, no? Però c'è questa forza che spinge queste persone così particolari in possesso di un dono prezioso. Dalla regione Veneto, il presidente dottor Luca Zaia, Venezia, 15 giugno 2023, pregiatissimo maestro Munaro, le auguro il miglior successo e un buon lavoro per il suo ritorno alla scultura, per il progetto di una mostra in occasione delle Olimpiadi Invernali a Milano, Cortina 2026. A questo punto andiamo avanti con le, col bere e dopo noi fra un po' partiamo. Ciao Vincenzo! Grazie Vincenzo, sì, ecco. E buon brindisi a tutti! Grazie. Proiettato sulla vela della barca l'immagine di Biagio Marì, di Pasolini. Abbiamo cercato di fondere un discorso tra Biagio Marì e Dino Buzzati. Questa è stata la cosa più bella. E Pasolini, penso, oltre che fare le riprese, lui veniva qui e disegnava. Lui disegnava in questo modo, perché per me, che è il mio mestiere, io disegno molto bene, non perché mi manco. Ma io non ho mai visto un disegnatore come Pasolini, pazzesco. Forse lui poteva diventare un grande artista se non era. Lui veniva qui, metteva i fogli e come Pollock girava attorno e faceva i suoi disegni. E questa è grandezza. E l'ultima cosa su di lui, e dopo due cose, per ringraziare tutti. Quando io ho visto la prima sera, allora lui faceva Medea, invece che presentarlo a Roma, l'ho presentata al cinema di Sala. Oggi vi ho portato nell'isola che era stata, cioè rifatta, ricostruita, che era stata a suo tempo donata a Pierpaolo Pasolini quando presentava i film di Grado, che oggi è dell'Associazione Gresiani di Perù. Hanno costruito tre casoni e questo è un luogo di cultura praticamente che noi veniamo ogni tanto quando è possibile. In questo momento ci troviamo in un isolotto della laguna di Grado, lato ovest, denominato Mota Safon. Mota Safon ha di particolare che nel 69-72 c'era la presenza di Pierpaolo Pasolini, il Neto Davoli, la Callas ed altri personaggi che hanno girato alcuni set del film Medea all'interno di questo spazio, che lo spazio era molto ridotto, il casone non era caratteristico come voi lo potete osservare adesso, ma era fatto in canna palustre, pali di acacia, di castagno, alla vecchia maniera di quello che era il materiale che si poteva recuperare in quegli anni all'interno di questo territorio.
Oggi come oggi noi cerchiamo di far sì che questa associazione, che è un'associazione costituita nel 1983 da un gruppo di 5 persone che si sono trovate assieme in un bar, tutti amanti della natura, amanti dell'ambiente, ma soprattutto amanti della salvaguardia del territorio lagunare e nonché delle tradizioni locali del luogo. Piano piano è aumentato il numero di soci. Dopo 40 anni abbiamo 350 soci. Noi ci troviamo in Laguna di Grado, all'isola Safon, chiamata in questo modo Safon, dove appunto molti anni fa, siamo nel 69, 1969, Pierpaolo Pasolini ambientò parte del suo film Medea, la famosa tragedia di Euripide, che vedrà come interpreti Maria Callas, Giuseppe Gentile, Massimo Girotti e tanti altri interpreti di allora. È un luogo della memoria, come dicevo prima, perché noi ricordiamo, oltre a Pasolini, la Callas, lo stesso Rinetto Davoli, che ne fu un po' l'interprete anche di alcuni lavori suoi, ma soprattutto ricordiamo gli artisti di Grado, in primis questo Nico Gaddi, che è un ottimo fotografo, di cui vediamo molte fotografie in questi ambienti, ma soprattutto è stato un pittore e uno scultore, purtroppo passato recentemente a miglior vita, ma veramente ha lasciato una traccia indelebile. E abbiamo altri reperti, fra cui liriche di Marin, di Domenico Marchesini, di Sebastiano Scaramuzza, insomma c'è un compendio di poesia, di letteratura e di ambiente di profumo tipicamente lagunare. Oggi volevo farvi vedere le bellezze della nostra laguna, la perla della laguna del Friuli Venezia Giulia, che è un'isola straordinaria con tante altre piccole isole. Infatti Grado ha un arcipelago e quella dove siamo oggi è proprio un'isoletta molto particolare, gestita dall'associazione Graisani di Palù, che ha visto passare la storia non solo dell'isola ma anche la storia del cinema, perché su quest'isola sono venuti celebrità, personaggi importanti come Maria Callas, Pierpaolo Pasolini e tanti altri personaggi importanti, non di meno Vincenzo Munaro, per le quali siamo qui oggi. Per me, in 55 anni che vengo, è il giorno più bello del mio rapporto tra le Dolomiti e Grado. Praticamente quest'anno sono 55 anni che vengo a Grado e quindi il presidente, il direttivo e i soci mi onorano nella giornata, hanno deciso di onorare uno che ha dato cultura tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Ma sono contento di essere qui oggi a Grado insieme anche al sindaco di Chies del Pago e al consigliere Franz per parlare del ruolo e dell'importanza della presenza di Vincenzo Munaro a Grado in provincia di Gorizia, nella regione Friuli Venezia Giulia, perché grazie a questa sua presenza qui nell'isola di Grado negli ultimi 30 anni abbiamo potuto fare tantissime iniziative tra Grado e la montagna bellunese, tra Grado, i vini di Cormons e la cultura bellunese, perché Vincenzo Munaro in diverse iniziative ha portato i cuochi di Grado a Cortina, ha portato i vini di Cormons con i vini della pace in diverse città in Italia e anche a Belluno, ha fatto tantissime cose e ha cercato di far collaborare le istituzioni della provincia di Belluno con quelle della provincia di Gorizia. Ricordo diversi anni fa quando abbiamo festeggiato una delle sue tante iniziative dove erano presenti la provincia di Gorizia, la provincia di Belluno, le realtà anche del mondo turistico bellunese con quelle di questa zona,
e quindi oggi essere qui a festeggiare i 55 anni di presenza in Via Marina, Via Marina 33 a Grado, è conosciutissima a Grado ormai da decenni perché c'è l'atelier del maestro Vincenzo Munaro che ha sempre costruito rapporti con le altre realtà e sono orgoglioso di questo, lo devo anche ringraziare perché è nello spirito dei bellunesi nel mondo e lui è fuori dal territorio della provincia e del suo comune di nascita. È sempre importante perché costruiamo rapporti e costruiamo la pace. È stata una bella giornata di contaminazione tra la montagna di Chiesa del Pago e Grado, grazie a un nostro paesano Vincenzo Munaro, un uomo, un artista che ha donato la sua vita per l'arte, ha organizzato questa giornata importante in questa isola, ricordando Pasolini e l'arte, e ha messo insieme gli amministratori di Chiesa e gli amministratori di Grado con artisti del luogo, e quindi devo ringraziare Vincenzo perché alla sua età riesce sempre a organizzare bellissimi eventi sia per la comunità di Chiesa del Pago. Ricordo che l'altro anno nel casal di Funes il fratello Giglio ha restaurato il casal, ha fatto una grande operazione finanziaria, il fratello poi ha realizzato 11 affreschi. Ringrazio questa persona che riesce a mettere associazioni, persone insieme, contaminarli per creare nuove idee, per creare un nuovo futuro per Grado e per il territorio della Conca del Pago e della Valbelluna. La mia città, dopo l'Alpago, Venezia, ai tempi in cui ero con l'amico Oscar De Bona e Stileto Gianni, che sono stati gli anni più belli della mia vita a Venezia, direi che poi sono finito a Belluno, la mia città, l'ho dipinta in tutte le salse. Penso alle mie fontane degli anni 70, penso alle opere romantiche, ma penso anche alle opere di cattiveria, da un punto di vista culturale. Vi spiegherò in un altro momento. Però il fatto che io abbia, dalle Dolomiti, portato avanti questa cultura, poi grazie a Oscar siamo andati a Cortina con Grado e ho portato qua giù praticamente Belluno a Grado, la cantina di Cormons, eccetera, eccetera. E per me è un sogno, cioè essere ancora oggi dopo 55 anni. Spero di esserci ancora per molti anni. Da Vienna a Grado, un viaggio che tanti viennesi hanno fatto anni fa, non solo per Aukenthaler, che è qui all'isola di Grado e ha fatto grandi lavori e ha anche avuto il suo forchino, cioè insieme con la moglie, un albergo dove ha portato tutto gli artisti di Vienna e anche la nobiltà. Puzzati, adesso per ricorrere a lui, da me molto stimato, ammirato, ho scritto anche la mia tesi su Puzzati perché lo apprezzo come scrittore, come giornalista, come pittore. Puzzati ha uno stile che non si può paragonare con nessuno, né con Kafka, che era la sua croce, come dice lui, né con Crack, né con Camus. Puzzati si dovrebbe aprire una pagina di letteratura puzzatiana, perché lui scriveva come giornalista qualcosa come oggi si potrebbe definire anche come docutrama. E poi il suo romanzo, il suo Deserto dei Tatari, è un'opera grandissima, è anche stato filmato. Ecco, Puzzati, perché Puzzati qui adesso oggi a Grado? Perché viene da Belluno come viene Vincenzo Munaro e tutti e due sono artisti, per quello Puzzati oggi a Grado. Grado non è solo terraferma, non è solo mare, non è solo che ciò che si può vedere al di là di un piccolo ponte che lo collega alla terraferma, è anche una grande laguna con tutte le sue tradizioni. Rispetto ad altri luoghi balneari e turistici, ha una sua storia, è un villaggio di pescatori, ha circa 8.000 abitanti, vive sia d'estate che d'inverno, con il pro e il contro. Andiamo dagli 8.000 abitanti circa d'inverno per arrivare anche a 60-70.000 abitanti durante l'estate, con tutte le problematiche che ci possono essere durante una stagione estiva. Si cerca sempre di prendere le cose bene e di affrontare e di risolvere i problemi che si pongono davanti ogni giorno. La laguna cos'è? La laguna è un grande punto, diciamo, d'incontro della comunità gradese e vita per il territorio di Grado, ha un'estensione di circa 20 km di lunghezza,
ha una parte ovest e una parte est. Nella parte est abbiamo il santuario di Barbana, millenario, dove ogni anno la prima domenica di luglio si svolge il tradizionale perdon di Barbana, che è una tradizionale processione di pescherecci, e poi abbiamo la parte ovest che arriva fino al confine con la laguna di Marano. Tradizione, cultura, pesca, turismo.